Nella prima metà del X secolo, Castel Sant'Angelo è roccaforte della famiglia del senatore Teofilatto. Nel 932 sua figlia Marozia decide di celebrare il suo terzo matrimonio con Ugo di Provenza nella camera sepolcrale degli imperatori, ma durante il pranzo di nozze si presenta suo figlio Alberico II, figlio di Alberico I di Spoleto, suo primo marito. Deciso a prendere il potere, mette in fuga Ugo di Provenza e sua madre finirà i suoi giorni incarcerata a Castel Sant'Angelo. Nella seconda metà del X secolo, la roccaforte, il castello, passa alla famiglia Crescenzi, nel secolo successivo alla famiglia Pierleoni e alla famiglia Orsini. Al Papa Niccolò III Orsini si deve il celebre passetto, il passaggio protetto che dalla basilica